Bentornati! Salve! La prima da titolare! Eh sì, finalmente ce l'ha fatta Tommaso Golini! Tommaso! Arkansas, questi cinghialotti! Mi piacciono i cinghialotti! Eccolo, prepariamoci contro i Razorbacks! Dal primo minuto? Certo, e il QB1. Solito spettacolino che vi facciamo che godere. Eccezionale, scusate, ma... Il Donald W. West. Stadio grazie, pieno, mazzo. Stracolmo. Si sceglie la Crimson Tide al Toinkos. Sceglie di calciare nel primo tempo. Ovviamente guardate questi mascotte poi... qui sotto. Mi piacciono le mascotte. Questo è un cosiddetto ranked match perché entrambi sono in classe, entrambi sono in classe. Eccolo, questo è il primo. Allora, quando vedete queste linee esatto, che si muovono, è il casino di giocare, perché giochiamo in trasferta, è il casino di giocare on the road. Ecco lì il candidato al trofeo Iceman. E infatti. Non so se si nota. Beh. Questo ovviamente è un recap della partita, non è un live della partita, ancora un end off. Vedi, è molto realistica. Sì. La percezione che sia. Sì, di azionare il gioco è veramente assordante, di nuovo un end off. Poi il ragazzo è veramente in treno. Sì. Impressionante. Sì, perché sì. Chi è stato nello stadio italiano può capire nei momenti in cui si fa ecco, il tifo, immaginate ma che ce ne sono sempre. Ce ne sono sì. 90.000. Ma poi è sempre, in ogni sì. momento della partita, non è sì, ogni questo tanto brusio. Mi parlo, tipo stadio cinese, questo brusio continuo di gente che tava. Sì, che parla, che tifa, che salta, che una speed canta. Options. Vabbè, non è che si stia divertendo molto Golini, però diciamo che come esordio, nel suo anno da freshman non cambia spesso. No, infatti. E alla io terza direi partita che... un freshman si affiglia. Ecco qui. Ops. Forse se la passava. Angel ancora. Sì. Cercando di approfittare il più possibile, doveva darla via prima. Ingenuo ancora. Qui si passa in difesa. Ah, la... di pane e cipolle da mangiare. Si va a passare in vantaggio. Sì. 7-0. Vediamo un po' cosa ci riserva questo ragazzo. Poche yard purtroppo. Sulla un wide receiver screen. Vediamo come se la cava finalmente con dei passaggi. Siamo diciamo alla fine del primo quarto. Diciamo che ha buona intenzione e voglia di sì. mettersi in mostra. Un po', cerca. Cerca, trovato. Inizia a collegarsi con i suoi ricevitori. Il ragazzo ha sicuramente il braccio e il talento, adesso bisogna vedere se ha l'occhio e il tempo per giocare il tempo a, giusto, a college. Perché se è troppo lento sì. È un problema. Se il se il suo attacco riesce a dargli tempo qui è stato rapido, abbastanza svelto da dargli la palla prima di subire il set. 4 e 5. Sì, ma deve. Sì. Deve ancora fare veramente tanta strada. Arkansas accorcia con un field goal. Certo, secondo me primo e 10. Credo che non sia troppo sulle preoccupante 35, questa partita alla sì, fine. Sulle 35 difensive. Cosa farà? Diciamo che la squadra ovviamente se è un giocatore forte che poggia a quello. Mi sembra anche. E per logico. Variare si dà qualche chance al Golini di trovarsi in condizioni di. Ecco, due tracce. Due giocatori sul lato sinistro. Vediamo se li trova. Esce. Cosa prova in allenamento? Sì, e trova ottimo. Signori questa è una cosa che ha provato in allenamento sì. L'ho perso e gli è riuscita molto molto bene, bravo grande il Gollini. Primo e 10 sta fino al secondo quarto. Vediamo che riesce a fare con questa, cerca l'uomo, arretra. Guardate che traccia che trova. Cosa trova? Grande numero anche del ricevitore. Il ricevitore come direbbe ricevitore... da qualche parte prende l'ascensore e sale in cielo. Senza il ricevitore non si fa niente ovviamente sì. Perché puoi sbatacchiare lontano quanto vuoi. Un telefono non lo so perché però lasciamo perdere ancora oh, si affida avendo... vediamo se riesco corto peccato secondo e gol sono senza parole credo che no non c'è il candidato no James è largo non... il candidato per Einstein e come mai in questa Davis credo. Perché nessuno se lo aspetta probabilmente. Sì. Perché poteva fare quello, passare inosservato.